Diretta, per cui è giusto che tu lo sappia. Allora, buongiorno a tutti, solita diretta mattutina dalla redazione di Rai Movie. Ciao Alida, ben arrivata, sei la prima che si collega, grazie ad Alida. Saluto due nuovi follower che si sono aggiunti da ieri, Suso Cristo, che ci seguiva addirittura da Madrid, e Ekaterina Vinogradova, che non ho capito se ci segue dalla Russia, perché poi in realtà si chiama Katia Grappa, che mi sembra forse un po' più italiano, quindi non ho ben capito effettivamente quale sia la sua nazionalità. Buongiorno a tutti, buongiorno nuovi arrivati. Allora, prima volevo spiegare. Ciao, ciao la Fede Salva, ciao Domenico, buon venerdì. Volevo spiegare il titolo un po' così ermetico della diretta di questa mattina, che vuol dire che Rai Movie salva la regina. Salva la regina perché ieri sera c'è stato uno scontro di regine, Rai Movie contro Iris, Elizabeth contro The Queen, due regine Elisabette separate da un po' di anni, e abbiamo vinto noi. Per un centesimo, 1,77 contro 1,76 di ascolti, quindi dai, ce l'abbiamo fatta. Siamo stati molto contenti anche perché The Queen non era la prima volta che lo trasmettevamo. Mi avvicino a Leo che vuole assolutamente partecipare, e stavolta lo rappresento come El Santo. No, volevo dire una cosa. Chi ascolta forse si chiederà come mai c'erano due film così simili. Noi non lo sapevamo e non facciamo la nostra programmazione guardando quello che trasmettono comunque le reti che non sono Rai, quindi non ci basiamo su questo tipo Più forte, più forte, non ci più basiamo su forte è il questo santo tipo, perché. non ci basiamo su questo In ogni caso, raramente lo sappiamo. Infatti, in genere sì, Si quando facciamo la sa programmazione all'ultimo sappiamo che hanno un momento, si sa film. all'ultimo momento quando non si può cambiare. Ecco, questa era solo una cosa che Sì, per è anticipare totalmente un caso. un eventuale domanda, ma come mai si scontra? Non era voluta questa cosa, non era voluta. La copia di The Queen che abbiamo trasmesso ieri era una copia nuova, una copia in 16 noni, e poi Ed era la francamente prima volta, non perché era era la tipo prima volta. ha fatto tante prime Era un serate negli HD ultimi. 16 noni. Sì, Non, noi lo prima trasmettiamo in volta. HD, però comunque era la Però copia, la sorgente dell'HD, doveva che rimanere. come qualcuno ha già detto, da gennaio finalmente su TVSAT, per adesso solo su TVSAT, trasmetteremo anche in HD, insomma non sarà male. Allora, faccio la condivisione con l'account di Rai Movie, vi invito a fare, tanti vedo che l'hanno già fatto e ve ne ringrazio, ma appena ho fatto questa condivisione poi parliamo. C'era qualcuno da bloccare, manco me ne sono accorto, figurati, cioè, alla fine. Ecco, Rai Movie si è unito, vediamo se ha condiviso. Follower invitati, perfetto. Anche questo è fatto. Allora, The Queen siamo contenti. Non si vede? Perbacco, vediamo un po'. Però c'ho 17 persone. Ciao Valerio. No, in teoria dovremmo esserci, dovrebbe vedersi. Non sembra che il problema sia dalla parte vostra in questo momento, perché vedo che c'ho 17 persone e soprattutto un sacco di cuori. Vedo che anche Coraline, che non posso inquadrare, ma che sta laggiù, ha condiviso. Per cui, vabbè, insomma, andiamo avanti. In questo momento ci abbiamo, continua l'omaggio mattutino, settimanale, venerdino, al buon Gianni Morandi, che vedete qua giù. Questo è, oggi, no, non è in ginocchio, oggi è infatti settimana dopo, Non son degno di te, con la consueta Laura Efrichiana e il consueto Gianni in versione militare. Vi segnalo un altro film con Gianni, molto diverso, molto più recente, che diamo questa notte e che è abbastanza interessante. È un film di Edoardo Gabriellini. Vi faccio vedere la giornata di programmazione. Qui siamo su Non son degno di te adesso. Stanotte, in chiusura di programmazione, quindi qua parliamo intorno alle 3:30, c'è Padroni di casa. Se non l'avete visto quando l'abbiamo passato in orari diurni, vedetelo. È un film, un nero grottesco, diretto dall'attore Edoardo Gabriellini, che è quello che era il protagonista di Ovo Sodo di Virzì, interpretato, oltre che da Gianni Morandi, in una versione cattivissima e stronzissima, da Elio Germano, Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi. Ed è una bella satira della povertà dell'Italia di oggi, non povertà economica, ma povertà morale, etica e anche di tolleranza reciproca. Ci arriveremo magari quando facciamo la diretta del pomeriggio. Dopo Non son degno di te, continuiamo con la musica, con Nino D'Angelo, è il secondo appuntamento del ciclo Nino D'Angelo che ci accompagnerà per 8-9 venerdì. Fino al ragazzo in metro, fino al 25, il 25 di dicembre sarà l'ultimo appuntamento con Nino D'Angelo prima che poi lo ricollochiamo e ripartiamo dall'inizio.
Valerio, parlando di Rai Movie, no? Quando ritrasmetteranno un bel film del tipo di Fantozzi o cose del genere. Valerio, noi Fantozzi l'abbiamo trasmesso 2 settimane fa, abbiamo trasmesso gli unici due Fantozzi che abbiamo, che sono Fantozzi contro tutti e Fantozzi subisce ancora. Quindi l'abbiamo appena fatto e sicuramente lo rifaremo prossimamente. Normalmente questi film li facciamo nella fascia del preserale. Adesso così al volo, vediamo un po'. No, lì a Natale abbiamo decisamente tanto Totò. Credo che ne riparliamo intorno a gennaio. No, ma figurati, sto qui apposta per rispondere, perché sennò che sto a fare? Faccio qua, me la cara. Fantocci, dichi, dichi. Programmi, programmi. Dopo la discoteca, Nino D'Angelo, abbiamo anche qui una. Questi sono tutti appuntamenti fissi del venerdì mattina. Questo è un appuntamento con. Non lo chiamo più spaghetti western, perché non si può parlare di spaghetti western. Questo è un Spanish western, quindi diciamo che è un euro western. Spesso la Spagna coproduceva i film western con l'Italia, in questo caso è una produzione interamente spagnola, firmata da tale John Wood, che in realtà è un certo Ignacio F. Aquino. E questo film si intitola Prima ti perdono, poi ti ammazzo. È praticamente, potremmo dire, un remake di alcuni classici americani interpretati da Humphrey Bogart. Due film in particolare: La foresta pietrificata, che è stato un po' il primo film importante di Bogart, super cattivo, il personaggio del gangster Duke Mantee. Era un film di Lloyd Bacon con Bette Davis, che sostanzialmente sequestrava un gruppo di persone all'interno di un locale, oppure invece, qua parliamo invece della fine della carriera di Bogart, credo fosse addirittura il suo penultimo film, Ore disperate, poi rifatto da Michael Cimino. La situazione è una situazione di claustrofobia e di così, cattivi che tengono in ostaggio. Ciao Elenuccio, che poi ti chiami Carletto. Alla fine con tutti questi diminutivi mi perdo, però vedi che alla fine ho imparato che invece di Elenuccio sei Carletto. L'idea qua è che ci siano dei cattivacci che fanno prigionieri i viaggiatori a Hello al Quixote B. Mamma mia, qua sei difficilissimo da decodificare. Brar ti chiami, va bene, Hello. Certo, stiamo qui apposta, Valerio, siamo qui proprio per quello. Se mi sfuggono le cose non rispondo. There are many Sikhs in Italy. Do you always start conversation this way? I'm not sure, there are a few, I guess. Tengo per Rai Movie, Pali Matteo, in realtà non vedo il calcio, per cui dimmi tu che squadra vuoi che io tifi e te lo dico ben volentieri. Dunque, film con contenuti molto espliciti, li fa passare comunque? No, no, allora noi abbiamo diverse regole che sono, prima di tutto se un film è vietato ai 18 non può andare in televisione, non è una regola nostra. Ok, allora tengo per l'Inter, Pali Matteo, almeno fino alla fine di questa diretta. Però tu condividi con i tuoi follower questa diretta e allora io dirò forza Inter. Vabbè, no, potrei dire Forza Inter, ma potrei dire Forza Triestina, in realtà non ne capisco proprio niente. No, allora, i vietati 18 non possono mai andare, i vietati 14 possono andare solo dopo le 23, i per tutti che però contengono scene forti non possono andare nel pomeriggio. Ma era un promo questo, no? Sì, ah, ok, d'accordo. Per cui dobbiamo fare attenzione a non trasmettere cose nella fascia cosiddetta iperprotetta, che è la fascia pomeridiana tra le 4 e le 19:30. In quella fascia lì, se ci sono scene forti in un film pur ammesso alla visione per tutti, noi dobbiamo evitare di trasmetterlo e dare un consiglio di visione con bollino giallo o bollino rosso. Se nel pomeriggio possiamo mettere solo film col bollino verde, che sono film per tutti, che però oltre a essere per tutti sono veramente per tutti. No, no, è abbastanza complicato, Valerio, però dobbiamo starci dietro. A volte un film sul golf lo hanno fatto, Sì, l'hanno fatto, sì, ne hanno Bevacco. fatti vari, c'era Sì, la leggenda di adesso Bugger Vance e Bugger Vance poi era. c'era un film Ok. più divertente di tutti che si chiamava Tin Cup, era un film di Ron Shelton con Kevin Tin Cup, Costner, bravo. Sì, Kevin poi c'era Costner Occhio alla palla, che era una e commedia di palla, Jerry Lewis con Jerry Lewis e Eddie sì, però le Martin, commedie di Jerry Lewis che era The veramente non Caddy. fanno ridere Ma non è vero, non fanno ridere te perché non fanno ridere te. E Jerry poi Lewis c'era era. un film che si chiama, poi c'era un film con Adam Sandler, di cui non ricordo il nome, con lui faceva un astro nascente, credo suo malgrado, del golf. Il titolo era il nome di questo personaggio, non me lo ricordo, perché io Di dopo una chi era? certa Di età. Ron Shelton.
No, allora Tim No, Capra Tim di Capra Rod di Ron Shelton, Shelton va con bene, Kevin d'accordo. Costner. Mi chiedono chi parla, Leonardo Rossi, che però non posso inquadrare e che in genere, per rispettarne la privacy, rappresento con alcuni pupazzetti, perché in questo caso, ecco, Perché io lo sono, rappresento potrei con mettere il un lottatore mascherato El Santo. E pupazzo. no, perché non vuoi apparire, potrei anche mettere una lattina di Coca-Cola, ma non vorrei fare la No, la pubblicità, ecco. pubblicità l'ha già Per cui, fatta. sì, infatti. E quindi Ah, questi bene, sono i dice tre Schierò, primi che potete, c'erano. allora ci sta chiedendo Lenuccio Carletto di ripetere i titoli. Allora, uno è Tim Cap di Ron Shelton, l'altro è Occhio alla palla con Jerry Lewis, bianco e nero di Martin. Poi la leggenda di La Bagger leggenda. Vance di Robert Redford con Will Smith. Ok, che non ho mai E visto, poi si d'accordo. attende un attimo. Brava Antonella. Antonella dice sul golf c'è Ferro 3, che è sul golf in un Ferro certo 3, senso, sì, però in effetti lui accoppa con una pallinata nella sì, testa. va bene. Sì, E giusto. poi Ciao Valerio, buona un attimo giornata. ti ridò il titolo di Adam Sandler che non me lo ricordo. D'accordo, benissimo. Sì, adesso arriviamo. Buona giornata, grazie e buon divertimento. Intanto, mentre Leo cerca il titolo del film con Adam Sandler, io proseguo con. Su prima ti perdono, poi ti ammazzo. Ho detto tutto? No, volevo segnalare che c'è Erika Blanc, che insomma, forse anche fa la parte di una colonna, è forse anche un po' troppo bella per fare una colonna, insomma, molto, molto elegante, attrice del cinema italiano di Ecco, tanto. Ecco, aspetta. scusa se ti Ah, interrompo, ecco, si sì, chiamava aspetta che un inquadro. tipo, un... il titolo originale era Eccolo Happy qua. Gilmore, Happy Gilmore, e Happy questo è un Gilmore. film in cui Adam Sandler, questa è una commedia, ma in genere, tranne il film di Redford, sono tutte commedie queste, perché questa è una commedia da Sandler, Sì. e il film di Quindi Lewis è una commedia se una che non commedia fa della Sandler è sicuro. ridere. Ma perché le commedie di Adam Sandler mo fanno ridere? Sempre tutte uguali, Beh sempre il sì, complesso di Peter Pan, sempre sta cosa che non vuole. No, no, no. va Vabbè, bene, a te va fa ridere Adam Sandler, a me fa bene. ridere Effetti Jerry Lewis, Jerry questo dice qualcosa su noi due e spero che sia qualcosa di, Lewis. È di molto insomma, di inquietante, sì. inquietante, ma non so per chi, anzi lo so. Vabbè, sì, infatti, Beppe, l'avevamo citato prima. Dunque, poi come continuiamo? Andiamo qua giù. Dove stiamo? Questo è il punto. Eccolo qui. Dopo Prima ti perdono e poi ti ammazzo, intorno alle 14 abbiamo la replica di In e Out, la commedia con Kevin Kline, Matt Dillon, John Cusack e chi mi stai dimenticando? Mi sto dimenticando Tom Selleck, la storia del professore che viene come si può, si può, fare un, si può imporre un coming out a qualcuno, cioè non fa coming out, viene No, si dice. exposed, anche se in realtà lui non lo sa, cioè sostanzialmente, No, vabbè, è un po'. c'è un termine di cui non che non ricordo in questo momento, perché Sì. sono ancora le 10:25 di E mattina. Il coming il out è caffè ancora non ha come sì, volontario. infatti, no, in questo. Invece l'outing è Ah, ecco, l'outing to out perché out someone, sì, someone. esattamente. Professore Però di non so se di un liceo, è no, di un professore di un. professore di recitazione in realtà, o No, di è un teatro. professore di un liceo, di letteratura in un Luca liceo suggerisce di una. sputtanato, sì, insomma, va bene, è un po'. In realtà, no, boh, siccome lui non ha nessuna intenzione di essere così, in realtà non si è confessato lui stesso, probabilmente, che forse è un po' irrealistica come situazione, questa sua omosessualità, la cosa viene rivelata in diretta televisiva planetaria durante i premi Oscar da un suo ex allievo, e quindi. Guarda chi c'è, guarda chi c'è, c'è la Carla Bettoni. Ciao a tutti! Allora, dai, fai subito pubblicità. Tu sei venuta Aiuto, apposta per aiuto, fare la aiuto, aiuto. pubblicità È a certo, la Wonder. puntata di Wonderland di questa sera Ok. e ci Attenzione, sarà. Wonderland è su Rai Sì, 4, Rai quindi per un 4. momento stiamo parlando di Rai 4. Rai Lei è la 4. regista di Wonderland. Dunque, stasera abbiamo Iwatani Ok. che ci parla dell'animazione, di Pixels, eccetera, e poi la rubrica di Pixel, Mind. stavamo parlando di Adam Sandler un attimo fa. Sì, 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 ecco, sì. e Io allora. sostenevo che i suoi film non facciano ridere. A me Pixel poi non è piaciuto per niente, però vabbè. Sì, vabbè, insomma, diciamo che hanno Però tirato era un po' il divertente da declino. guardare. Sì, 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 beh, gli sì, effetti sì. speciali sono bellissimi, le Sì, animazioni sì, sono sì, 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 bellissime, sì. ci sono tutti i personaggi anni 80,
da Super C'era Max Headroom, Mario a... c'era chi c'era? C'era Sì, Madonna, vabbè, insomma, Madonna è rimasta anche negli sì. anni, negli anni Sì. 2015, insomma. Poco Guarda, meno, cioè. Alida cosa ti scrive. Allora, senti, Alida la devi seguire perché fa delle dirette. Ah, te lo leggo grazie. io. Carla, sei Sì. splendida, che voce che hai. Sì, Ah, è decisamente per nerd nostalgici. grazie. Secondo me, oltre alla nostalgia, non c'era Sì. moltissimo, però comunque visivamente No, era insomma, la storia è divertente. molto Però, ma semplice. fate vedere per caso a Wonderland anche il cortometraggio da cui Pixel è ispirato, perché poi quella era l'edizione allungata a 2 ore, a 1 ora e mezza di un cortometraggio Non di. me lo ricordo perché l'ho montata Già parecchio sì, già tempo parecchio fa. tempo fa, però Comunque, sì, ci sono tutte le stasera su Rai curiosità 4 in comunque. seconda In serata, seconda dopo il film serata, di prima sì, serata, che intorno vedrete su Rai Movie, poi 20-30. potete andare su Rai 4 a vedere Wonderland, tornate su Rai Movie Sì, per il film di sì. seconda serata che è Diaz, ma insomma poi Ah, ve ne parleremo dopo, quindi quello assolutamente, cioè, beh, ci vuole. imperdibile, Anche sì. perché poi l'inizio di Diaz è particolarmente interessante, c'è cioè quella cosa della bottiglietta, Sì, il sì, sì, flashback, la sì, sì. bottiglietta che si... Il contrario, non, da Che rotta va ritorna sì, intera, ritorna come rimette intera. insieme i pezzi Sì, di beh, è una un grande situazione che è film, Diaz, è crollata. un grande film, ve lo consiglio Quindi vivamente. Wonderland stasera su Rai 4, ma mi raccomando, prima e seconda serata, poi su Rai Movie, però insomma, Certo, qui stiamo, cioè, mi sembra. naturalmente, sì, come vedete, insomma, Però sì, siamo vedete, siamo molto amici, siamo collaborativi, cugini, stiamo sotto la siamo stessa struttura, quindi che dobbiamo fare, amica mia? Non ci facciamo No, concorrenza. assolutamente no, assolutamente no, tutto sempre di qualità. Elenuccio vorrebbe avere il tuo numero, poi magari ne parliamo, vediamo cosa mi offri in cambio, Ecco, guarda, le perché sì. trattative le fa sempre Alberto. D'accordo. Grazie Alberto, Ciao. ciao. Allora, dopo In e Out abbiamo un altro, un western non euro-western, abbiamo Tomahawk Scure di Guerra, è un western classico dei nostri che ha fatto già le sue prime serate. Protagonista Van Heflin, noi l'abbiamo messo perché c'è Rock Hudson, ma è un Rock Hudson del 1951, quindi ancora non protagonista. Se siete appassionati di Rock Hudson, abbiate pazienza perché non ha il ruolo centrale, però se volete completare la collezione, il film c'è tutto. E poi non ci sta guardando adesso Lucrezia, che da un po' di tempo diceva che sentiva la mancanza di Piedone lo Sbirro. Eccolo! Sta tornando Piedone lo Sbirro nel tardo pomeriggio, parliamo delle 5, intorno alle 6 del pomeriggio, il primo dei 4 film diretti da Steno, interpretati da Bud Spencer, sul maneschissimo commissario che appunto risolve a modo suo casi polizieschi. Ciao, ciao Carla, buongiorno. Infine, fascia preserale, Per vivere meglio divertitevi con noi, un film in 3 episodi diretto da Flavio Mogherini con Johnny Dorelli, Monica Vitti, Renato Pozzetto, sono storielline leggere, divertenti, c'è Monica Vitti che è una sorta di Biancaneve e i sette Sherpa, è una donna che è rimasta imprigionata 70 giorni in Tibet con appunto questi sette Sherpa ed è tornata affetta da... Oh, non l'ho scritto io il film, fallofobia, e cerca di curarsi da questa affezione. Poi cosa c'è? C'è Johnny Dorelli che pensa che la moglie gli faccia le corna, allora decide di metterla alla prova e i risultati non sono quelli che si aspetta, ma sono quelli che vi aspettate voi. E poi c'è Renato Pozzetto che è uno scommettitore alle corse dei cavalli, a cui anche ovviamente tutto quello che può andare male, ovviamente va male, trattandosi di un film comico italiano degli anni 70. La fascia per vivere meglio, cioè il film per vivere meglio divertitevi con noi è nella fascia Italia che ride e sorride, che presto spero ribattezzeremo, ma che come tutti i giorni intorno alle 7:30 vi presenta una scelta molto ampia di cinema comico italiano, che è l'unico che è in quella fascia. Te faccio conoscere la Babbiona così gli parlerei per ore di film. Guarda, io parlo per ore di film anche ai miei gatti, per cui non c'è problemi, Alenuccio. Ma chi è sta Babbiona? Poi me devi raccontare, semmai su Twitter in privato. La prima e seconda serata la diciamo nel pomeriggio, ma come anticipazione c'è Red Lights con un bel cast il cui capolista è Robert De Niro. E in seconda serata, come vi dicevo, Diaz, Don't Clean Up This Blood di Daniele Vicari, o Vicari, non ho ancora capito come si pronunci, sui fatti di Bolzaneto, di Genova ed è famoso e famigerato in realtà Giotto. La tua titolare, il tuo capo, d'accordo. Che altro c'è da dire? Vi segnalo, vabbè, la pagina Facebook del canale la conoscete, facebook.com/RaiMovie. Basta, finito. Ci vediamo più tardi. Buona giornata Alberto, buona giornata a tutti e ci vediamo intorno alle 5, le 6 del pomeriggio per la diretta sui film di stasera. Buona giornata.